giornale telematico per i comuni, una guida irrinunciabile per i dirigenti. Clinica Santa Rita. Pierpaolo Massoni rimane in carcere ma non per le morti sospette. Il primario della chirurgia toracica della clinica era stato arrestato 2 settimane fa. Il giudice ha deciso che debba restare in carcere per il sospetto di aver fatto numerosi interventi chirurgici definiti inutili e per aver truccato numerose cartelle cliniche per fargli evitare i rimborsi ma non per i casi di morti sospette. Comunque per il Tribunale del Riesame di Milano le cose non cambiano. Massoni deve rimanere in carcere perché le accuse a suo carico sono sempre gravissime ed inoltre potrebbe inquinare le prove una volta libero. Secondo il Tribunale di Milano, gli inquirenti non sono riusciti a dimostrare la responsabilità diretta del chirurgo per le morti sospette, anche se gli interventi chirurgici possono aver causato un peggioramento delle condizioni generali di salute dei pazienti, quasi tutti anziani. Quello che è stato accertato è che il chirurgo, pur di intascare i ricchi rimborsi del servizio sanitario, faceva operazioni inutili, come ad esempio l'asportazione immotivata di polmoni o da altri organi. Le indagini sono durate più di un anno e le intercettazioni sono state più di 3.000. L'intercettazione più inquietante è stata: questa settimana mi faccio 44.000 euro, 4 polmoni, mentre parlava al telefono con la moglie.